cercando così su internet abbiamo trovato questa voce che parla un attimo della crisi in cui molte persone si ritroveranno probabilmente, e è sottotitolato in inglese perché lui in realtà è italiano, e quindi noi possiamo mandare l'audio, tanto non è importante, dico. No, guardando il video mi sembrava avesse troppi tatuaggi, sì, barba lunga, quando uno ha i tatuaggi non credi tanto a quello che dice, giusto? Però va bene, sentiamo cosa dice sulla crisi. Si entra in crisi quando una parte profonda di noi, che non è neanche in controllo, diciamo, è semplicemente stanca di mentire, no? È stufa di dover mettere su una maschera, un personaggio, per poter stare nella propria famiglia, nella propria società o al lavoro o dove si è. È una crisi quando la parte vera di te profonda ti chiede di poter esistere e tu devi dare spazio a questo vero sé. C'è un periodo nella vita in cui tu costruisci tutta la vita, poi arrivi intorno ai 50 anni, hai costruito tutto, non sei comunque felice e ti accorgi che quello che hai costruito non ti rappresenta nemmeno. Un po' come quando da ragazzino studiavi l'università e dopo il sesto esame capivi che non volevi più fare quella facoltà, ma ormai avevi fatto gli esami, non potevi più tornare indietro. Ecco, la crisi è questa cosa, che tu hai costruito una vita, hai un lavoro, una cosa, ma non sei tu, quindi o il coraggio di ricostruirti da capo oppure di rimetterti una maschera, ma a quel punto, quando una volta hai visto il volto, la maschera non regge più, ecco.